Una donna non ordinaria, una che da subito, sin da adolescente, ha scelto di viaggiare e di farsi stupire dal mondo. Laureata in giurisprudenza, ha lavorato tantissimo alla FAO, è stata la portavoce, come ci ha insegnato lei, un articolo determinativo fa la differenza, e quindi è stata la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nel 2009 Famiglia Cristiana l'ha proclamata italiana dell'anno e dal 2000 13, dal 16 marzo 2013 ricopre la terza carica istituzionale dello Stato italiano. A Revolution c'è la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Benvenuta. Grazie, grazie davvero a Laura Boldrini di aver scelto di riempire lo studio di Revolution e di raccontarsi ai nostri ragazzi. Arrivo munita di Arriva con Costituzione. la Costituzione, ma mi sembra che non ne abbia solo una copia la Boldrini, perché qui Sì. queste le ha portate lei, eh? La Sì. Boldrini ha portato una serie di copie della Scusate. Costituzione. E ascoltato tutto quello che ci siamo detti, Sì. e i ragazzi che un po' raccontano cose che sentiamo e risentiamo, cose alle quali la Boldrini non è estranea, perché come molti cittadini provo scontento, frustrazione, rabbia verso la classe dirigente per gli scandali, la stagnazione del paese, per la mancanza di ricambio. E queste sono parole della Boldrini, che però poi diventa la Presidente, la nostra Presidente della Camera. E arrivo a questo incarico, parte così il discorso di insediamento alla Camera, dopo aver trascorso tanti anni a difendere e rappresentare i diritti degli ultimi in Italia, come in molte periferie del mondo. E allora la prima domanda è, unendo un po' le due cose, perché lasciare una vita come questa, così piena, intensa, appassionata, per scendere? Entrare in politica. La scelta è nata come sta scritto in quelle righe, è nata dall'indignazione. Io veramente amavo il mio lavoro, mi appassionava, grazie al mio lavoro avevo potuto avere un senso di utilità della mia vita, rendersi utili per qualcuno che non ha voce, che non ha diritti, e stare anche nei posti dove accadono i grandi eventi della storia contemporanea. Negli ultimi 20 anni credo di aver lavorato nei posti più difficili dove c'erano le emergenze umanitarie. Questo vale per la ex Jugoslavia, per il Kosovo, per l'Iraq, vale per l'Afghanistan, vale per l'Angola, per il Sudan, per tanti paesi dove ho avuto il privilegio di lavorare. E poi un giorno, sempre così scontenta di come le cose andavano nel mio paese, perché poi negli ultimi anni io seguivo i flussi migratori del Mediterraneo, quindi coprivo per l'Alto Commissariato dell'ONU come portavoce la parte meridionale dell'Europa. Quindi viaggiavo e lavoravo tra Lampedusa, la Grecia, Malta, Cipro e comunque facendo base a Roma e seguendo direttamente quindi le sorti del nostro paese, ero sempre più scontenta di come le cose andavano, la mancanza di ricambio, il fatto che i politici si occupavano di più delle questioni interne, delle correnti, delle brighe tra partiti, molto autoreferenziali, molto autoreferenziali. Allora ho pensato, ma la politica è questo o la politica dovrebbe essere occuparsi della vita delle persone, migliorarla, dare delle risposte, credere nei grandi ideali che hanno portato avanti il genere umano. Io, per me, la politica era questo ed è, continua a essere questo. E mentre ragionavo in questi termini, un giorno ero in Grecia, avevo assistito a una scena terrificante perché ero nel centro di Medici del Mondo, dove appunto oramai tanti greci andavano a curarsi perché l'austerità in Grecia aveva colpito durissima. E quindi invece che migranti a fare la fila c'erano i greci, poveri, che non riuscivano più a pagare il ticket per andare in ospedale. Mentre ero lì con il direttore del centro, arriva un gruppo di ragazzi africani e uno piangeva disperato, sentivano le urla così, piangeva.
noi usciamo con il medico dalla riunione dove stavamo e vediamo questo ragazzo tumefatto, col volto sanguinante, no? Che piangeva. E gli altri dicevano: smettila, stai zitto, che ti lamenti? Sei nero, è normale che ti prendono ammazzate qui a Atene, è normale. Se sei un africano, che ti aspetti? Dobbiamo accettare questo. Dobbiamo vuol dire che gli altri erano africani come lui? Sì, dobbiamo accettare questo. Quindi è come se avessero introiettato questa condizione di meritarsi questo trattamento. Quindi io lasciai quel centro, che veramente ero molto scossa da quello che avevo visto, e allora sono andata a scrivere un commento su questo. Avevo un blog su Repubblica, e alla fine di questa stesura del pezzo mi chiama Nicky Vendola. Io lo conoscevo perché avevo avuto occasione un paio di volte di incontrarlo nella sua regione per questioni legate ai rifugiati, agli sbarchi. Mi chiama e gli racconto quello che avevo visto senza farlo parlare, non gli do neanche il tempo di salutarmi, gli racconto tutta questa cosa. E poi, dopo che mi sfogo, mi viene in mente che forse c'aveva lui qualcosa da dirmi, e lui mi dice che non mi chiamava infatti per una questione contingente, che relativa appunto a sbarchi o quant'altro, ma mi chiamava perché si avvicinavano le elezioni, e allora lui riteneva che era importante dare un segnale sui diritti e quindi consentire a persone che avevano lavorato sui diritti, sull'antirazzismo, che avevano appunto avuto un percorso in quell'ambito, di poter essere, insomma, candidarsi alle elezioni politiche. E io ci ho riflettuto a lungo, perché a me piaceva il mio lavoro. Perché lo dovevo lasciare? Mi dava, voglio dire, soddisfazione, era un buon lavoro, ben retribuito, cioè io non cercavo un lavoro, io non cercavo una collocazione, erano 24 anni che avevo il privilegio di fare qualcosa e mi piaceva. Però poi ho detto: non sono contenta delle cose che succedono nel mio paese, ritengo che non ci sia ricambio di classe politica, questo paese ha bisogno di nuove energie, di persone che possono dare qualcosa. Allora, che faccio? Mi chiedono di fare la mia parte, dico no grazie, e continuo a stare, no, giudicante all'uscio, a dire: ah, qui non funziona niente, siete tutti uguali. Allora io non posso più lamentarmi se io accetto di non fare la mia parte. E allora su questo ho pensato appunto alla mia vita, alla vita dei tanti ragazzi. Mia figlia c'ha 22 anni, e ho pensato che era un dovere farlo, si doveva fare, doveva essere un servizio e si doveva fare. Si doveva farlo, si doveva fare, e Laura Boldrini l'ha fatto, e fino a la sorpresa del... No, l'ho fatto di fatto per un giorno, perché io sono stata deputata per un giorno, perché il secondo giorno, senza averne contezza, io sono arrivata alla Camera dei Deputati la mattina alle 7:30 e incontro appunto il deputato Franceschini, che mi dice, passandomi accanto: oggi tu avrai una bella sorpresina. E io allora pensavo che durante la notte avessero scelto una persona da votare e che sarebbe stato bello votarla, no? A volte si diceva: no, i deputati si devono otturare il naso per votare. Dico, forse invece hanno scelto qualcuno. Vado al gruppo e tutti a dire: allora, ma chi è questa persona del PD? Perché era il gruppo più grande, il PD, no? Mi sembra per coalizione. Scontato che fosse del PD. Insomma, vedo che a un certo punto tutti si guardano e poi il capogruppo dice: ma non è del PD? E vedo che c'è stato un incrocio di sguardi, e poi tutti cominciano a applaudire e guardano verso me. E io, garantisco, mi giro dietro per vedere chi c'era, perché potevo immaginare una cosa del genere. E quando ho capito che invece era proprio così, e mi sono sentita proprio così, un po' persa, diciamo. Non so quanto sinceramente sia esprimibile, no? Poi quel momento, è stato un momento tra i più forti, perché pensavo che non poteva essere vero. Certo, l'esigenza di mostrare il cambiamento c'era, tutti i partiti volevano dimostrare il cambiamento. Il Movimento 5 Stelle era entrato
alla Camera, era entrato al Senato, questo voleva dire che c'era una grande spinta di cambiamento, ma anche gli altri partiti avevano questa necessità e questa esigenza di cambiamento. Mentre parliamo sono tante scritte su, questi sono muri nostri, ma sono quelli che troviamo nelle nostre città, e su uno campeggia una scritta che quante volte abbiamo visto o sentito, fanno tutti schifo, sono tutti uguali. Allora, 2 anni al palazzo, dentro il palazzo, e fanno tutti schifo? Allora, io penso che chi afferma fanno tutti schifo lo fa per rabbia, e dunque per questo si deve capire. Però è una frase che nega un certo livello di intelligenza in chi la scrive, perché è chiaro che non si può mai generalizzare. La generalizzazione è la tomba della verità. Non c'è verità nella generalizzazione. Si può dire tutti i ragazzi sono disgraziati, tutti i giornalisti sono prezzolati, tutti i medici sono macellai? Ma chi può dire una stupidaggine di questo genere? Ma si può dire che quando si entra lì, chiunque, anche le persone che partono per bene, poi no, si ammalano, non vengono contagiati perché, da un virus? Perché nell'istituzione non c'è un virus che ti rende peggiore. Se tu eri peggiore prima, continui a essere peggiore anche dentro. Se tu eri persona di qualità, persona di valore, persona per bene prima, continuerai a esserlo nel palazzo. Allora, io dico che le delusioni sono tante, perché la politica purtroppo non ha dato il meglio di sé in tanti frangenti, però c'è politica e politica, ci sono politici e politici. È apparso questo... Non ci vedo, mi devo girare. Sì, perché c'è alle nostre spalle questo articolo, radere al suolo i campi Rom, Salvini shock, il Vaticano condanna, c'è politica e politica. È di questi giorni una dichiarazione di Matteo Salvini riguardo ai campi Rom. Mentre Salvini dichiarava tutto questo, Laura Boldrini incontrava un'associazione, incontrava delle persone? Sì, infatti di questo si tratta, di persone. Io, come avevo fatto anche l'anno precedente, ho incontrato una delegazione di donne Rom e di un'associazione il 21 luglio perché mi dovevano consegnare un rapporto sulle condizioni abitative di queste persone. Allora, io ho incontrato una delegazione di ragazzi, ragazze, giovani donne, alcune italiane, altre che venivano dall'ex Jugoslavia, che sono venute a parlare della loro condizione di esseri umani, di persone. Allora, noi non possiamo pensare che a tutti i costi dobbiamo sfogarci su qualcuno. Allora, penso che dobbiamo sempre tenere a mente che queste sono persone che durante il nazismo sono state perseguitate come gli ebrei. Ecco, dobbiamo ricordarci che la persecuzione è stata e l'olocausto ai danni degli ebrei, ma anche ai danni dei Rom, degli omosessuali, dei dissidenti politici, di chi era diverso. Allora credo che le minoranze vadano comunque rispettate, il rispetto che si deve all'essere umano. E mi hanno detto chiaramente che non ce la fanno a vivere in quelle condizioni degradate, che non vogliono vivere nei campi, che non è la loro condizione, che vogliono fare una vita come tutti gli altri, se solo venisse dato loro il modo di farcela. Perché se tu hai una persona, la emargini sempre, non gli dai la possibilità di fare nulla, un percorso di vita, perché sei sempre, no, considerato come una minaccia, come qualcuno che non si lava, è sporco, ruba, ecco, ruba i bambini, sì, e quant'altro. Questa fu la propaganda che portò al nazismo poi a fare quello che ha fatto ai danni dei Rom che vennero tenuti nei campi di concentramento, esterminati, è chiaro questo, no? Allora io, che nella vita appunto ho vissuto tante situazioni dove c'era pulizia etnica, presunta superiorità, emarginazione e tentativo di annientamento, non posso non vedere l'essere umano, non posso non vederlo. Quello che penso che si debba fare è una politica intelligente, rimuovere in quel modo, cioè dice, spazzare via i campi e poi chi se ne frega, perché questo è il linguaggio, permettetemelo, sì, sì, preavviso di sfratto e poi non è tutto. Una soluzione, questa non è buona politica, questa è demagogia, è rimuovere il problema, non risolverlo. Io sono d'accordo che i campi Rom non ci debbano essere, certo che sono d'accordo, come potrei non esserlo, però non voglio che intere famiglie vengano buttate in mezzo alla strada, non voglio che le persone vengano umiliate, perché da questo non nasce nulla di buono, perché un giorno tocca un gruppo, un altro giorno tocca un altro. E allora ritengo che bisogna risolverli i problemi
E la buona politica fa questo, risolve i problemi, perché certo non ci fa piacere neanche abitare vicino a un campo rom dove c'è degrado, dove la gente litiga dentro perché per la sopravvivenza si diventa peggiori. Però la buona politica deve risolverlo, non rimuoverlo il problema, non è con gli slogan che si risolvono le questioni.